benvenuti alle premiazioni di Motori e Passioni, il contest letterario dell'Associazione Editori Modenesi. Come ben sapete non è stato possibile fare le premiazioni all'interno del Motor Valley Fest, che sarebbe stato il palcoscenico ideale e abbiamo dovuto trovare un'altra soluzione. Ci teniamo a concludere il concorso e regalare una copia del libro a tutti gli autori selezionati. Innanzitutto un ringraziamento a tutti gli autori. In questa edizione siete stati davvero tanti e soprattutto ci ha fatto piacere il fatto che provenite da ogni parte d'Italia. Era uno degli obiettivi del nostro concorso e possiamo dire che l'abbiamo ampiamente raggiunto. Oltre 100 i racconti pervenuti e 35 quelli selezionati per la pubblicazione. Eccoli. Michela Albanese, L'amore al tempo dei motori. Angela Amico, Col corpo capisci. Rodolfo Andrei, Al di là delle dune. Bettina Bartalesi, Monroe. Franco Bellandi, La mitica bianchina celeste. Pietro Chia, Amore fuori giri. Diego Cocco, Il macchinatore. Pasquale Cofrancesco, Se potessimo parlare. Gilberto Coppi, Non è vero. Giovanni Crespi De Denaro, Terra de Motor. Antonello Farris, Tito e la motocicletta. Silvia Favaretto, Un koala sorridente. Beatrice Fiaschi, Gira la chiave. Elvira Giordano, Galeotta fu la Bugatti 55. Luca Giordano, Modena Motori e Passioni. Stefano Giulidori, Vecchio Bastardo. Armando Ia De Luca, Una storia a Modena. Diego Inghilleri, La lancia di Schrödinger. Giorgio Licuria, Più veloce dei sogni. Graziella Lovano, Sognavo la bicicletta. Matteo Modesto, La curva più difficile. Rosalba Pantano, Continuate la mia opera, perché l'ho creata per sfidare il tempo. Teo Pezzi, Sognammo e ci credemmo. Poi. Diego Poppoli, Mezzo punto. Ivo Ragazzini, Amici e nemici in Formula 1. Massimiliano Renault, L'ultima corsa. Ignazio Semilia, Sogno e passione. Walter Serafini, L'addio. Michele Serlinga, Le macchine di Lino. Marco Sigona Prini, Fine del mondo. Margherita Simili, Maserati Viola. Stefano Talamini, Donne e motori. Pierluigi Tamburini, La curva del gasato. Anna Tangucci, Breccia. Antonio Tomaini, Modena motori e passioni. Ecco tutti i racconti. Adesso toglieremo, una alla volta, i racconti che non sono tra quelli vincenti. Ne sono rimasti 4. Quale sarà il racconto vincitore? Al terzo posto, Ex Equo. Amici e nemici in Formula 1 di Ivo Ragazzini. Monroe di Bettina Bartalesi. Complimenti agli autori. Vince il concorso Motori e Passioni. La curva del gasato di Pierluigi Tamburini. Secondo classificato. Sognavo la bicicletta di Graziella Lovano. Complimenti agli autori.